Allora, il grande ritorno finalmente. È da un po' che vi ho promesso due pro player. Infatti abbiamo il signor Hardy, che è entrato in Exceed. Ma in che team è entrato lei? Come si trova in Exceed? Bene, bene. E poi abbiamo il grande RCN Airbuff, forse il giocatore più forte in Italia attualmente. Sicuramente più forte di Hardy. O che sbaglio? Che schifo Hardy. Content. Esatto. Allora, quindi i content creator per favore stiano sulla sinistra. Ok. I pro player sulla destra. Ok. Ok, perfetto. Ok. Oggi siamo qui. Oggi siamo qui perché mi hanno promesso. Ci hanno promesso. Cos'è quel loser, Hardy? Ovvio, te lo distruggo. Calma, baffo. Oggi solo un tutorial. Non c'è sfida. Mi hanno promesso, essendo comunque parte di scherzi, forse i giocatori più forti in box fight attualmente in Italia sono veramente troppo forti. Hanno vinto troppe wager. Ci hanno promesso di insegnarci qualche trucco, soprattutto nelle box fight, che ultimamente vanno molto e si possono vincere soldi. Quindi, ragazzi, siete pronti a spiegarci un po' i vostri trucchetti? I trucchi del mestiere vogliamo sapere, esatto, proprio quelli. Andateci piano, spiegate bene, perché dobbiamo comprendere bene, perché io e i miei iscritti molte cose purtroppo non le sappiamo fare, non siamo abbastanza allenati. Exceed RCN potrebbe essere la duo della Winter Royale, non lo sappiamo questo. Lo scopriremo. Lucario Bad player alla nostra destra, MK player alla nostra sinistra. Direi che si può entrare nell'isola. Allora, iniziamo a aspettare il signor Buff. Allora, si inizia. Calma Buff. Primo trucco, iniziamo. Allora, quando volete prendere un avversario, il primo colpo. Ok. Allora, prendete il muro. Sì. Così prendo subito io. Fate sto edit. Ok, quindi calma. Saltate. Allora, calma, prendiamo il muro. Facciamo l'edit spostandoci a sinistra, però, ok? Sì. E poi si salta cercando di mirare l'avversario e prenderai sempre tu il primo colpo. Ma c'è comunque il rischio che lui sia. Preveda la mossa e ovviamente ti picchi, sì. Giusto? Però è più difficile perché avendo un left pick, si chiama. Sì. Sparerà prima di me sempre, quindi è più facile la da lui. È più facile che la dia lui, ok? Allora potete fare un esempio, come se fosse una box fight normale, vai. Partite. Ancora tardi. Parte baffo. Lo vede, tenta. Ok. Ora tenterà l'edit a 3. Lo prende. Non l'ha preso qui. Deve allontanarsi. Eccolo qui. Bello questo trucco. Molto utile. Adesso guarderemo Hardy. Ci farà vedere un altro suo trucchetto. Su questo però c'è da dire che bisogna allenarsi molto su quell'edit. Non è facilissimo quell'edit. Allora Hardy, Cosa sceglie? Cosa sceglie di farci vedere adesso? L'edit. Prendo muro, edito la scala. La mongralata. Allora, ce lo faccio vedere piano. Lui è molto forte in questo, fidatevi. Prendo il muro. Ok. Edito 4, metto la scala. Edito qua, poi qua. Quindi, bisogna mettere velocemente muro e scala, giusto? E editare tutto. Ma questo è difficile. Ci faccio vedere se lo sa fare. Vediamo, vai. Ha solo una possibilità, sennò uscirà da questo video. Buff, impegnati te. Non prendiamola come una sfida, perché sennò parte il più forte Xyz, il più forte RCN. È solo un tutorial. Quindi Hardy ora deve prendere il muro, poi mettere la scala. Buffo sicura. Prende una bella botta. Exploit che non va. Benissimo, buffo sicura. Cosa succede? Oh. No, ma cos'è? No, si rifà. Cos'è sta cosa? Si rifà. Non capisco cosa succede qui. Si complica tantissimo. Metto una capanna, buffo, scende, riedita. Ma come hai fatto a ripristinare così velocemente? GG per buffo. Sempre sul pezzo. Hardy, lo vediamo. Ma baffo, sta facendo la mongralata. Hardy, faccia qualcosa, la prego. Io l'ho insegnata io. Gliel'hai insegnata a te? Allora falla. Ok, ora Hardy prova a farla. Non riesce a mettere il muro, la prende. Mi tira una botta. Ok, vabbè, che qua baffo è stato fermo, Prima la mongralata. Non capisco. Non sto capendo, ragazzi. Cosa state facendo? Oh mio dio. Stante di vita. Vai, va. Mongralata fatta. Bravo Hardy. Ok, adesso però. No, calma, baffo. Prima di andare avanti, ora farete wager serio. Vediamo chi vince. No? Sì, così. Ti distruggo, Hardy. Baffo. No, solo uno. I veri bimbi ti chiamo per baffo. I nemici sono gli Exceed. Non ci piacciono. Via. Dovete andare via. Sto fermo. Intanto una botta se la prende. Buffo sempre più forte, non è possibile. Tra l'altro Buffo ha switchato sulla lineare. È diventato veramente qualcosa di troppo OP. Cioè io ho paura, ogni volta che lo vedo mi viene la tachicardia. Ok. Occhio Buffo. Pesciolino Kumpa. Pesciolino Kumpa.
Un pacchio che arriva. Togliere l'RCN. No. 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 Baffo. No. Baffo. No. Baffo. Ez. Ma questa era riprova. Era di riscaldamento. Adesso è quella vera. Sì, è riprova. Questa è quella vera. Sì, sono riscaldato. Vai, riscaldamento andato. Ora quella seria. Distruggo adesso. Baffo, come se fosse una wager da 7 milioni di dollari, eh? Contro Clix. 10 milioni? 70, 10. 70. 70, ok, ok. È okay, tuo, okay. È tuo. È tuo, tu bravo. Ci pazzito, sei? Pazzito. Pazzito baffo. Quella che vincono le RCN. Lo sai che è il team migliore, best team ita. Lì, guarda come si nasconde, Hardy. Come scappa. Edita velocissimo, double edit. Niente, si nasconde come un topo, Hardy. Non vuole pushare. Baffo tenta la pompata che non riesce, forse un prefire neanche. 100. Entrambi 100. Riprende il muro, sì. Cosa succede? No, baffo. Let's go. Era il Chen on the top. Ma sei sicuro di tenerlo come compagno? Adesso ve lo chiedo io, che molti me lo chiedono. Vorremmo vedere il trucco della scala. Della scala oro. Fatto bene però. Quindi allora, baffo, faccelo vedere piano. L'avversario davanti a te in un box. Ok. Allora, il tuo box è questo. Sì. E tu non sai cosa fare qua davanti. Metti una scala così, al contrario. Sì. Tieni l'edit, lo fai dalla scala dall'altra parte. Editi e c'hai la scala gialla. E poi puoi fare il pump. Però devi stare attento perché lui la vede ovviamente, okay. Se furbo, sì. Devi farlo veloce, se no l'altro se ne accorge e ti spara un colpo prima. Ok. Quindi così metti la scala, editi e fai il pump. E devi essere ovviamente velocissimo. E stare attento però che lui non ti tira la pompata. Allora, allontanatevi un attimo e provate entrambi a farlo. Dai, 3, 2, 1, via, vai. Trucco della scala oro, molto utile. Soprattutto saperlo fare perché almeno sai quando il nemico lo fa. Ecco, Hardy l'ha provato a farlo. Ok, la scala ce l'ha, infatti è pronto a girarla. Entrambi in scala oro, si hitten entrambi. Ma qua è difficile, sono entrambi sullo stesso livello. Quindi non so chi possa vincere. Sono entrambi giocatori fortissimi. Due dei migliori giocatori, se non che i migliori giocatori in Italia nelle box fight. Gira la scala, provate il muro, bravo Hardy. Che adesso, oddio, mi è venuto in mente un altro trucco che dovranno spiegarci, quello è il più bello. La lotta con le scale buggate va avanti. Rimette una scala Hardy, bravissimo. Hardy è un po' più veloce a rimpiazzare perché è MK, eh. Ricordiamoci che buffa è la lineare. Quindi la mira di pompa è bella cattiva, da vicino. No, ma qua comunque, bene di bene, ve lo dico. Qui sono tutorial, non state a guardare chi è più forte, chi vince, perché sono chill. Anche se sono più forti. Ragazzi, vorremmo vedere uguale ma con la capanna. Quello che fa Bryze, avete presente? Esattamente questo. Che poi probabilmente se lui salta, ecco, una volta che salti, baffo, lo smiri, lo smiri perché vai, vai più in alto, capito? Io lo faccio in modo diverso, che è meglio anche, mi so. Ah, come lo fai in pratica, te? Guarda, metti il muro, in pratica picconi, ti metti qua a fianco. Sì? Prendi il muro, ti metti qua a fianco, metti la capanna, ti crouchi, lui si bugga, salta e poi gli tira una pompata. Ok, allora, possiamo vederlo? Allontanatevi pure. No. Questo è bello, questo è difficile da fare. Io mi ricordo che Bryze lo fa benissimo. Uno dei più difficili da fare, ma dei più belli da vedere. Qua non ci sono riusciti. Ora vabbè, non giocheranno al massimo perché sanno che devono per forza giocare facendo questo trucco. Hardy velocemente prende il muro, è velocissimo. E lo prende, mette la capanna fuori, peccato. Forse c'è una capanna, no? Non c'è una, sì, c'è la capanna, ma non si bugga. Edit veloce a Hardy. Puppata. Però non l'abbiamo visto, quindi bisogna rifarlo. Non l'abbiamo visto qui. Hardy penso voglia metterla adesso. Gliela mette. Baffo esce prontamente. Pesciolino. Via, lui l'ha messa. Così fatta. GG. Però vabbè, c'è da dire che Baffo sa le capanne. Vabbè. Baffo sa sapeva... farla io quella. Non sai farla io quella cosa. Non sai farla, Baffo? Sì. Ah, ce lo faccio pure vedere Hardy l'exploit. Vai, scala dietro, exploit veloce. E ok. Bisogna, qua è tutto timing. Se non vado errando, sì. Però falla vedere te, Baffo. Che lo vediamo bene. Però falla te, Baffo. Da fare, entrare nel box e editare subito la scala. È vero. Con il muro, perché deve essere one shot. Poi invece di prenderlo, metti la scala e entri così. Ok, questo è classico. Mi ricordo che ai tempi, prima arena, lo facevano tutti. Che ridere. Facciamo seriamente. Questa era tosta. Ultimo fight, dove usate tutte queste tecniche, userete quella che vorrete e direi che abbiamo finito. Poi c'è da 20 milioni, vai, vai, vai. Baffo, noi siamo tutti con te. Io farò solo il tifo per te. Ok, usa la tecnica dell'edit a 3, tira una pompata. Sicura di nuovo? Ma Baffo, ma quanto sei forte? Mamma mia. Hardy arriva? Hardy non so cosa... Mongralata, distrutto. La mia GG. Handicom.
GG ragazzi, bravi bravi bravi. Allora ragazzoni, il video finisce qui, è stato molto utile. Ringraziatemi perché vi ho portato i due migliori che potessero davvero fare questo video e non ci sono scuse. Ringraziamo Hardy, lasceremo sul link in descrizione di Instagram il link del bombaffo, ovviamente anche il mio link, e venite a seguirmi su Instagram. E vi dico una cosa, anzi Hardy, digli da te. A 20.000 like vi insegneremo dei trucchi da pro player, ancora più pro player di questo. Perché esistono trucchi ancora più avanzati? Ah, quelli che non volete svelare per vincere le wager e vincere i soldi? Vabbè, ma tanto a 20.000 like non ci arriviamo, quindi non penso che verranno mai svelati. Io spero di arrivarci, così anch'io sono curioso di vederli e magari in un prossimo video proverò io intanto a imparare a fare bene i trucchi che oggi hanno usato i pro player qua. Saluto a tutti, saluto dall'RCN, saluto dai brutti Exceed. No, no, scherzo, dai. Ciao ragazzi, un bacione, fate bravi e buone feste.